Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia la Grande. Ragazzi, sta facendo molto ma molto caldo, cacaldo. E quindi che c'è di meglio di una buona pasta bella veloce veloce perché le cose più pesanti non ci va di farle? Allora, partiamo con questa semplicissima pasta, è buonissima nello stesso tempo. Come già vedete, ho messo un tegame con acqua che già sta bollendo, l'ho già salata. E ci andiamo a inserire 300 grammi di carne rozzetti. Ovviamente se non l'avete va bene anche le penne, gli spaghetti, va bene qualsiasi altra pasta. Ci diamo una giratina e ci andiamo a inserire il suo coperchio. Nello stesso tempo qui ho inserito sul fuoco una padella. Adesso ci andiamo a mettere un cucchiaino di margarino di burro. Andiamo a sciogliere il tutto e poi andiamo a inserire 90 grammi di speck tagliuzzato più 80 grammi di pancetta e li facciamo per bene rosolare. Una volta che abbiamo visto che si è rosolata sia la pancetta che lo speck, andiamo a inserire 200 g di formaggio spalmabile. Se a voi non piace il formaggio spalmabile, potete sostituirlo con la panna da cucina. Adesso andiamo a sciogliere il tutto con lo speck e la pancetta. Una volta che abbiamo fatto sciogliere il nostro formaggio spalmabile, adesso in questo bicchierino ho inserito una bustina di zafferano con un cucchiaino di acqua di cottura. L'ho fatto sciogliere e l'andiamo a inserire. E amalgamiamo anch'essa. Una volta che abbiamo visto che anche lo zafferano si è ben amalgamato con tutto il nostro composto, non ci rimane che spegnere il fuoco e aspettare che la nostra pasta si cuocia. Allora, abbiamo colato la nostra pasta, ragazzi. Adesso andiamo a inserire il nostro condimento e amalgamiamo il tutto come si deve. Una volta che abbiamo amalgamato per bene, alla fine ci andiamo a inserire 100 g di scamorza o affumicata o bianca, è uguale, a pezzettini. Giriamo il tutto e che cosa ci mangiamo, raga? Una pasta veloce, ma nello stesso tempo molto buona. Allora ragazzi, una volta che abbiamo amalgamato, guardate come fila la nostra scamorzina. Adesso lasciamo questo, prendiamo ed eccola qua, la nostra pasta. Come ho detto prima, veloce ma nello stesso tempo gustosa. Allora ragazzi, mi raccomando, fatela e fatemi sapere e poi nello stesso tempo se vi è piaciuta la pasta mettete pollice in su, se non vi è piaciuta ne mettete due pollicini, che dite? Scherzo come sempre, ci vediamo alla prossima e come dico sempre, buon appetito!